I criteri che praticamente dovete seguire nello stilare, nel fare un articolo, già sono stati ripetuti, quindi c'è sta quello della verità appurativa, cioè quello che vi risulta dalle indagini e dall'accertamento di quelli che sono i fatti, la continenza, sia formale che sostanziale, e logicamente la pertinenza, quindi l'utilità di quello che voi scrivete rispetto a quello che è lo scopo poi principale, che è quello che avete voi il diritto di informare. Allora, questo è l'articolo 595 del codice. Torno un attimo indietro, nel senso che il 594 parla di ingiuria e il 595 di diffamazione. La differenza la sapete benissimo, io faccio l'ignorante, quindi ve la ridico. L'ingiuria prevede che la persona sia presente, la diffamazione che la persona non sia presente, e soprattutto che l'insulto, fra virgolette, chiamiamolo così, venga riferito a più persone. Quindi mancanza, quindi assenza della persona, e le persone a cui viene trasmessa questa ingiuria, questo insulto, chiamiamolo, altrimenti ritorniamo nel 594, deve essere riferito a più persone. Cosa succede? Allora, proprio per questo è previsto che l'insulto sia punito dalla legge. Quando questo insulto viene riportato in un articolo, quindi nel vostro caso il giornalista riferisce, riporta un fatto relativamente a una persona, ritenendo che questo sia il suo diritto di informare, per questo si parla di diffamazione a mezzo stampa, e quindi la pena è maggiore rispetto al primo comma. Allora, proprio per questo io vi leggo il comma, il 595, così. Allora, chiunque, fuori dei casi indicati dall'articolo precedente, cioè quindi 594, che parliamo di ingiuria, quindi persona presente, comunicando con più persone, questo è un elemento importantissimo, perché se io comunico con una sola persona, vi faccio l'esempio di un messaggio. Il messaggio, io mando un messaggio a una certa persona dicendo Carlo Picozza è un ladro. Non ho comunicato con più persone, ho comunicato con una sola persona. Allora, in questo caso poi io risponderò del contenuto diffamatorio, ma fino a un certo punto, perché io potrei dire che quello è un rapporto che noi abbiamo ed è un rapporto confidenziale, poi se lui l'ha reso pubblico, cioè lui l'ha comunicato a più persone, il problema è il suo. Però allora andiamo avanti. Comunicando con più persone offende l'altrui reputazione. Allora mo andiamo sulla differenza fra onore e reputazione, già l'avete fatta, immagino. L'onore è la stima che uno ha di sé, la reputazione è la stima che gli altri hanno di quella persona, per intenderci. Allora, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno, con la multa fino a 2 milioni. Adesso sono 1.032 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, perché il fatto determinato che cosa ha necessità per essere un fatto determinato? Ha necessità di alcune caratteristiche, ha necessità che si riferisca a determinati fonti e che queste fonti siano state accertate. Perché parliamo di fatto determinato? Perché indichiamo una persona nel compimento di quello specifico atto. Va bene? Fatto determinato, logicamente la reclusione è fino a 2 anni. Se, e questo è quello che interessa a voi, l'offesa è arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità oppure in atto pubblico, la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore a 516 euro. E questo è quello che ci interessa, e questo è quello che riguarda quello che abbiamo detto: verità putativa, continenza e utilità, pertinenza. A questo si aggiungono altre caratteristiche molto importanti: l'attualità. Perché l'attualità? Noi diciamo, certo, un fatto deve essere attuale, perché molte volte, e voi l'avete visto soprattutto in giornali che si occupano di critica politica, si riferisce a fatti vecchi per denigrare la persona oggi. Va bene? Ad esempio, si dice Tizio è stato anche imputato in un processo per corruzione, tralasciando che successivamente Tizio è stato assolto.
Quindi noi, come vedete, è molto sottile la linea. Noi diciamo è stato anche imputato, però omettiamo la fase successiva, quindi l'omissione e commissione. E quindi è importante anche che noi nel riportare, nel fare un articolo, tenete conto di tutti questi che sono criteri. Allora io vi dico che esiste una sentenza addirittura che è del 1984 della Cassazione, che viene chiamata decalogo del giornalista e che tutt'oggi è attuale, perché descrive quelli che sono i punti fondamentali che bisogna tenere quando si fa un articolo. Però vado oltre, questa ne parliamo dopo. Allora, parliamo invece, continuiamo col reato di diffamazione. Allora, qual è stato il problema che c'è stato ultimamente? Che i mezzi di comunicazione si sono avvalsi anche di altri tipi di stampa, e passiamo ai reati che vengono fatti per mezzo di internet. All'inizio logicamente la Cassazione, la giurisprudenza era molto indecisa, quindi prima chiedeva determinati requisiti, che fosse una testata, che fosse iscritta nel registro, poi si è capito che per esempio un blogger addirittura può scrivere quello che gli pare continuando a diffamare. È normale che il blogger, in questo caso la Cassazione ha detto, ne risponderà personalmente, anche perché per quella persona è facilmente individuabile. Il problema dove nasce invece? Il problema nasce quando noi parliamo di mezzi di comunicazione più vasti. Vi faccio un esempio: Facebook. Allora, che cosa succede? Qua ci sono state delle sentenze importanti, ancora la questione non si è risolta. Vi spiego perché. Allora, su Facebook quasi tutti sono iscritti, ci sono degli scambi, delle comunicazioni. A volte c'è anche la persona che su Facebook diffama un'altra persona. Consapevolmente, lo fa tutto quello che vi pare. Chi è che vede questa? Vedono solo gli amici, però abbiamo detto che basta uno o più persone, quindi siamo nel reato di diffamazione. Dove è nato il problema fondamentale? Il problema fondamentale è nato: chi fa questa diffamazione? Allora, esiste la responsabilità del provider? Esiste la responsabilità del provider, a meno che questi non dimostri che non ne poteva essere a conoscenza. Se parliamo di Facebook, non è che ci sta un responsabile, esatto, è difficilissimo. Però se il provider viene informato, è obbligo suo immediatamente chiudere quel determinato contatto. Allora, qual è stato il problema che non è stato risolto? E fino a ieri io ho litigato con un magistrato di Civitavecchia su questo, che non abbiamo risolto. È stato quando una persona dice... Mi dispiace che prendo sempre Carlo ad esempio. il dottor Picozza è un delinquente, lo scrive. Se io, che sono amica della persona che l'ha scritto, scrivo mi piace, è diffamazione o no? Mo ditemelo voi. Però se tu scrivi mi piace, chi lo può vedere? Tu col mi piace devi essere consapevole che tutti i tuoi contatti vedono che tu hai scritto mi piace su Carlo, sul dottor Picozza, che è un delinquente. Quindi tu, esatto. Però tu con mi piace non è che moltiplichi la diffusione. Però i tuoi amici lo vedono. Vabbè. Sì, la moltiplichi. E quindi la moltiplichi. C'è stato il problema, ti ripeto, del provider, però che avrebbe un obbligo di controllo, ma siccome stiamo parlando di un Facebook, stiamo parlando di un sito abbastanza vasto, lui ha dimostrato che per lui era impossibile controllare tutti, quindi doveva esserci una segnalazione da parte dell'offeso che diceva: guarda, mi hanno scritto queste cose, e quindi sulla segnalazione lui aveva l'obbligo di intervenire, perché se sulla segnalazione lui non interviene, allora là c'è una responsabilità concorsuale. Perché se io mettete conto, in una bacheca all'interno di una fabbrica, un volantino dove dico Tizio e Caio ha fatto metto dei contenuti altamente offensivi, e quello non viene considerato a mezzo stampa. Mentre il mezzo che viene utilizzato, quindi Facebook, i siti, anche il volantinaggio, quelli sono a mezzo stampa, perché io ho utilizzato determinati mezzi che servono a raggiungere più persone. Vi dico un'altra cosa, si è sostenuto in un processo per diffamazione a mezzo stampa di un sito, che questo sito nelle visite
aveva, poi non so se è vero o non vero, sia chiaro, come visite aveva zero, cioè era una persona che si era inventata questo sito, l'aveva messo, l'aveva postato, aveva scritto delle cose diffamatorie, però nessuno aveva visto questa cosa, contatti zero. E quindi questo dice che diffamazione ho fatto, io non ho, però il giudice ha detto che come potenzialità, in quanto aveva utilizzato quel mezzo, e voi sapete benissimo che il problema qual è? Che una volta che entra in circolo l'articolo, tu puoi anche vedere degli articoli molto vecchi, è difficile, o fai una rettifica, oppure è difficile che tu riesci a cancellare quel determinato articolo. Capito? Perché deve entrare tutto in un circolo fino a che non viene, non passa più giù e viene cancellato. Quindi il giudice ha detto, ok, però come potenzialità questo articolo potrebbe essere visto, quindi secondo me la diffamazione l'hai fatta, questo in primo grado, adesso sono in appello, vedremo quello che è. Vi ripeto, è una materia talmente nuova che è in itinere. Quindi diciamo che fate un articolo, avete fatto tutti i controlli possibili, però incappate in quella che è una querela. Perché vengono fatte le querele prima di tutto? Perché la parte offesa si sente diffamata dal contenuto del vostro articolo. Per fare la querela dovrebbe presupporre, c'era lui la verità putativa, nel senso presuppone che quello che voi avete scritto è falso. Che cosa succede? Che non sempre questo è vero. Ci può essere la querela che è strumentale. Ad esempio, tu stai facendo, tu, come ti chiami tu? Io. Annalisa, tu stai facendo un'inchiesta molto importante, stai toccando dei tasti e stai mettendo in pericolo praticamente la reputazione delle persone. Questa persona, per fermarti, per evitare che tu vada avanti, ti fa una querela per diffamazione. In quel momento la tua attività è bloccata, ma non solo la tua attività è bloccata, siccome voi non avete dimestichezza, ma nessuno di noi l'ha quando è imputato, manco gli avvocati, io ho visto degli avvocati imputati che perdono completamente la testa, non riescono a capire dove possono aver ragione e dove torto, vanno proprio fuori. Che succede? Che tu ti paralizzi nella tua attività, ma non solo ti paralizzi tu, anche il giornale momentaneamente si ferma, è più cauto. Allora, questa querela però non ha un ristoro immediato, nel senso le cause hanno dei tempi lunghissimi, quindi tu non solo ti devi munire di un avvocato, devi anticipare, devi fare le copie, devi andare oltre la ricerca della verità, quindi devi far vedere quando ti è possibile chi sono le tue fonti, gli accertamenti che tu hai fatto, la continenza rispetto all'articolo, l'utilità rispetto a quella persona, quindi c'hai tutto un lavoro che fai tu, che lo trasmetti all'avvocato, che si studia la causa, che va dal magistrato quando ti arriva l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che c'hai 20 giorni di tempo per chiedere di essere interrogata, che ti interrogano, che tu spieghi, che il magistrato dice no, però qua ti rinvio a giudizio, poi l'accertamento dei fatti si fa in un processo. Un processo. Tu rischi che vai avanti 7 anni e mezzo, perché vi devo dire anche quest'altra cosa, che molto spesso, proprio perché il reato di diffamazione, almeno che non è molto molto importante il personaggio che quindi spinge, viene visto in maniera diversa e quindi lo mettono sotto, è come se ci avessero una pila e quindi piano piano, e molto spesso si va in prescrizione. Questo significa che il tuo calvario dura 7 anni e mezzo e significa che quella persona è riuscita a bloccare la tua inchiesta e continuerà a fare quello che gli pare. Allora, che cosa succede? Che c'è un rimedio che è possibile, quello della querela temeraria. Temeraria. Voi potete chiedere un risarcimento dei danni per querela temeraria. Vi faccio un esempio. Report, la Gabbanelli, ha 130 querele che le sono state intentate contro. Ognuna di queste querele parla di milioni di euro. La RAI sta valutando seriamente di non mandare più in onda Report. Perché su 130 querele il rischio, che forse anche pilotato, di qualcuno che possa averti indotto in una cosa c'è.
e il rischio di pagare milioni di euro su 130 querele, 130 magistrati, 130 persone che la pensano diversamente, c'è. Questo lo dovete sempre mettere in conto. Quindi, sebbene sia una risorsa, ed una risorsa importante, la valutazione è una persona che dice, ma perché devo andare avanti? Perché devo rischiare? E questo è lo scopo. E per questo si parla di querela temeraria, che sarebbe la querela che viene fatta quando c'è il fondamento di verità, ma è strumentale a bloccare la tua inchiesta. Quali sono i mezzi che abbiamo noi? Su questo diciamo che abbiamo più mezzi oggi, forse voi non lo sapete, ma con la legge di stabilità, di cui alcune parti sono ancora in discussione, si è stabilito che addirittura con la querela temeraria, su questo io logicamente non posso essere d'accordo, nella querela temeraria viene condannato anche l'avvocato, insolito con la parte. Ed è importante questo. Ti dispiace, avvocato, che aggiungo qualcosa, perché sì, questo è un tema che a noi preme moltissimo. Tra l'altro, secondo dei dati che ho letto recentemente, soltanto il 15% diciamo, delle denunce per diffamazione sono finalizzate ad una condanna. Quindi, come vedete, quello che diceva l'avvocato è, come dire, dimostrato dai fatti che spesso vengono intentate queste denunce per intimidire. E come dire, questo mette anche i colleghi giornalisti nelle condizioni di ricattabilità, perché il giornalista cosiddetto garantito, quindi difeso dalla direzione e dalla proprietà nel giornale e nella testata dove lavora, ha la possibilità di farsi tutelare legalmente a spese dell'azienda per la quale lavora. Il collega precario, il collega che ha un contratto a termine, è, come dire, più debole rispetto a questo atto, che viene spesso utilizzato proprio per silenziarlo. Quindi noi, come dire, ci eravamo battuti perché in questo provvedimento di legge, dove c'era una parte, l'avvocato mi conforterà in questo, dove c'è una parte dedicata proprio alle liti temerarie, venissero appesantite le sanzioni pecuniarie, perché è evidente che chi ha un interesse di parte in un eventuale procedimento si può permettere il lusso di pagare 2, 3, 4, 5 mila euro, perché, come dire, è magari l'autore di un interesse alto, importante anche da un punto di vista economico, e quindi è disposto pure a rischiare di pagare un'ammenda. Mi spiace per gli avvocati che in solito poi rispondano di questa, diciamo, di questa questione, però questo è un dettaglio che poi, insomma, si può pure emendare, ora non so, ecco, voglio dire. E come vedete, le parti poi, come dire, in qualche modo tutti hanno un proprio interesse, tra virgolette, inteso in senso positivo, è evidente. Però ecco, noi ci eravamo battuti, abbiamo fatto pure qualche comunicato, e anche, insomma, altri soggetti come il sindacato si erano battuti per questo, ma l'ammenda è ancora troppo esigua rispetto alla partita in campo e agli interessi che smuove. Grazie, scusami dell'interruzione. Allora, appunto è questo. Quindi adesso è fondamentale però che il giornalista impari anche a difendersi. Io so che è molto difficile, perché quando logicamente c'è un procedimento penale, diciamo, l'esposizione economica è tanta, specialmente per i giornalisti giovani, per quelli che non sono tutelati, per i freelance. Quindi il concetto che è fondamentale anche organizzarsi rispetto a questo, e soprattutto non abbattersi, perché se voi non reagite, questo sarà sempre uno strumento maggiore che rimarrà nelle mani delle persone più forti e non di voi. Vi dico, a questo proposito, quindi questo scrivetevelo, perché questo sarà importante per voi. Allora, l'articolo 4 e 27 del codice di procedura penale, che dice: quando si tratta di reato per quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere, quindi nei confronti del giornalista, perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, quindi il giornalista, il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato. Uno dice: ammazza, dallo Stato, ragazzi. Non dal giornalista, dallo Stato. Lo sapete quante sono?
Vediamo se qualcuno di voi lo sa. No, ve lo voglio dire perché è 79 euro. Quindi voi che avete speso soldi per rivolgervi a un avvocato, in questo momento avete solo la rimessione, che siete stati anche strumento di questa persona per bloccarvi le indagini, e la persona tranquilla, forse si sarà pagato un avvocato suo, forse avranno degli accordi, questo è un problema suo, ma lui vi ha bloccato e con 79 euro ne esce pulito. Però ecco perché io vi dico, scrivetevelo questo articolo. Il giudice, quando ne è fatta domanda, quindi voi dovete fare la domanda, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante, quindi chi vi ha querelato, alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato. Va bene? Però quando ne è fatta domanda, quindi non è automatica, voi lo dovete chiedere. E se il querelante si è costituito parte civile, allora, sapete che cos'è la parte civile? È la parte offesa che vi fa la denuncia. Quando c'è il processo, la parte offesa fa un atto, quindi è un atto civile che entra in un processo penale, dove dice: Tizio e Caio mi ha detto che io sono un delinquente, da questo io ho avuto molto danno, sono stato costretto a lasciare il mio lavoro, sono andato da uno psicologo, questi sono i certificati, cioè potrebbe allungare questo tipo di brodo, quindi per questo io chiedo il risarcimento di 100.000 euro. Questo atto viene inserito nel processo penale, di modo che il giudice, quando emette la sentenza, se ci fosse una sentenza di condanna, vi condanna, oltre che sotto il profilo penale, quindi a una pena che può essere pecuniaria oppure detentiva, vi condanna anche a risarcire il danno a Tizio. Va bene? Allora, però, siccome stiamo parlando di querela, eccomi qua. Ah, quindi se si è costituito parte civile, quindi se vi ha chiesto nel processo penale il risarcimento del danno, anche di quelle che ha sostenuto per praticamente la rifusione di queste spese. Allora, siccome ci siamo persi, vi dico il coso. Il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato, e se il querelante si è costituito parte civile, anche a quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ve ne abbiano fatta domanda. Quindi, se il giudice ritiene che quella querela che vi è stata fatta è una querela che non esiste, e quindi eccoci qua nel campo delle querele temerarie, se voi ne fate domanda, quindi il vostro avvocato per voi, può condannare in quella sede a risarcirvi il danno. E questo dovete fare. Perché ne dovete fare, ricordatevi che se non ne fate domanda, non esiste, ne dovete far domanda. 4.27, scrivetelo bene. Allora, quindi, contro la sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e i danni, vabbè, il querelante può impugnarla. E quindi questo è fondamentale, vabbè, il querelante può impugnare la sentenza vostra. Quindi ricordatevi, querela temeraria è una querela quando voi avete accertato la verità dei fatti, è una querela strumentale al vostro esercizio del diritto di cronaca e del diritto di informare. Qualora voi vediete sottoposti a un processo, per ottenere il risarcimento del danno dovete farne specifica domanda. E adesso, appunto, ci sta anche il fatto che con la legge di stabilità sulle querele temerarie, e questo è anche su questo è importante per voi, sulle querele temerarie e sulle liti temerarie, perché voi sapete che ci stanno tanti avvocati che fanno, non ti preoccupare, ci penso io, l'importante è che loro prendano qualcosa, sulle liti temerarie si è stabilito, proprio per evitare questo tipo di ingolfamento, che venga condannato in solido con la parte l'avvocato. Quindi anche l'avvocato farà una specie di screening rispetto alla causa che gli portano ed eviterà forse in questo caso anche lui di fare querele strumentali.